you had a glimpse inside my head, you'd know I'm different than you. What works for you might not work for me, 'cause that's our solid ground. Oh, noi produciamo latte, produciamo carne in un certo senso attraverso anche la vendita degli animali, produciamo corrente elettrica, tutte cose meravigliose. Ma la mia grande gioia è quando andiamo a vedere la chiusura del nostro ciclo produttivo, quando andiamo cioè a valutare, analizzare, a lavorare per quello che è la parte finale del ciclo, cioè la distribuzione nei campi del digestato, che è la fine del nostro ciclo. Digestato è una parola bruttissima, giuridica, con cui hanno definito questo meraviglioso materiale. Io spero che qualcuno prima o poi possa cambiarla, perché questo è veramente un composto che arricchisce il terreno, da cui ritorna la vita nella cultura successiva. È un po' l'armonizzazione di tutto. Bene. Il digestato, ormai chiamiamolo così, esce sotto una forma di un mescolone intorno all'8% di sostanza secca, quindi con tanta acqua, circa 82% di acqua, e un 8% fatto da un misto di organico, la parte più nobile, di cui anche acidi umici, anche tutta una serie di molecole straordinarie, e anche ovviamente le molecole fertilizzanti, quindi l'azoto, il fosforo, eccetera, e anche una parte di inerti, che sono le cosiddette ceneri, che possono essere una parte di sabbia, una parte di residui inerti, che tornano anche quelli nel terreno. Questo bel materiale, veramente prezioso, in genere viene diviso dalla parte liquida e dalla parte solida. Questo 8%, almeno per un 6-7%, si cerca di dividerlo, e normalmente in tutte le stalle del mondo si fa con i separatori, delle macchine che dividono appunto il solido, il palabile dal liquido. Da tanti anni però noi abbiamo utilizzato la possibilità di decantare il prodotto in due vasche prima della vasca finale, in modo che il materiale viene a fiorare, viene a galleggiare, questo materiale organico, perché è più leggero dell'acqua, ok? Quindi si potrebbe dire che è un materiale da affioramento, quindi anche più prezioso come immagine, non ci sono lavorazioni meccaniche. Però va tolto al momento che i campi possono accettare, per il tipo di stagione e anche la consistenza del terreno, possono accettare di ricevere questo prodotto, lo va tolto dalle vasche, e lo facciamo attraverso uno scavatore che pesca, come avete visto, nel lagone, nella parte superficiale, e normalmente gli facciamo fare prima un passaggio in concimaia. Perché questo? Perché esce ancora con molta umidità, e stare qualche giorno in concimaia permette di asciugare e avere un prodotto per il terreno ancora più friabile, ancora più adatto poi a essere integrato col terreno. Lo si fa attraverso lo spargimento, lo si fa attraverso dei carri che si chiamano carri spandiletame, come vedete, e sono carri, sono tipo dei rimorchi, dei cassoni, dove però c'è un sistema di svuotamento che normalmente attraverso delle catene, che potete vedere, e le catene spingono il prodotto attraverso due corpi in rotazione con tanti coltelli, a volte sono posteriori come in questo caso, a volte sono anteriori, quindi il materiale va verso avanti, e vengono, attraverso la rotazione di questi corpi, vengono sparate nel terreno in maniera molto uniforme. La catena distribuisce, cioè spinge fino in fondo tutto il prodotto. Quando è finito si richiude lo sportellone e si va a casa. Questi ingranaggi sono tutto quello che serve per fare. In questo caso abbiamo anche che la sponda all'interno del rimorchio, la sponda anteriore, si muove su una cremagliera e spinge il prodotto con molta più forza, anche forse un prodotto molto leggero, perché la catenaria bassa di fronte a un prodotto leggero potrebbe scivolare sotto e non spingere il prodotto. Siamo
in quel campo vi ricordate che avevamo fatto il pastone, quindi tolta la pannocchia e la pianta tutta integrale, in futuro ci potrà essere l'idea di portarla via, invece quest'anno vi dicevo che l'abbiamo lasciata nel terreno. Però siamo passati con un trinciatutto, in modo da spezzettarla. E adesso quindi c'è un soffice tappeto di materiale dello stocco di mais in grado di assorbire una valanga di umidità. E quindi ci andiamo a sparare sopra il digestato, a distribuire. E lo facciamo con la formula che noi facciamo da tanto tempo, che va fatta naturalmente in assenza di vento e con un digestato che ha fatto tutti i suoi cicli, per cui non ci sono più odori perché c'è stata una doppia ossigenazione, il materiale è stabile, è una specie di, noi lo chiamiamo un liquid compost, un verticompost, perché ha fatto anche un processo aerobico oltre a quello anaerobico che aveva fatto prima. Bene, questo è un prodotto straordinario, con una bella quantità di azoto, ma anche di microelementi, un pochino anche di sostanza secca e quindi anche di humus, circa il 2%. E quindi in questa maniera c'è una distribuzione economica, non si pesta il terreno e è molto funzionale al sistema. Questo rotolone, noi lo chiamiamo rotolone, sarebbe un irrigatore semovente, non nasce squisitamente per distribuire il digestato. Qui l'abbiamo un po' adattato noi, abbiamo visto che il carrello per esempio andrà modificato, ma in realtà Casella fa già il carrello con le doppie ruote, quindi Casella, se ci sei batti un colpo, ci servirà di prendere le doppie ruote, perché spesso ci conviene a noi fare i campi al traverso per avere delle tirate belle lunghe e quando arriva nella fossetta magari con una ruota sola ha un po' qualche difficoltà in più che non una doppia ruota bilanciere che permette di andare più in piano. Questo è tutto stesso, una tirata di 500 metri e permette di fare le 5-6 ore di distribuzione e la facciamo molto veloce in modo da non creare ovviamente nessun tipo di problema al terreno e anche per usare tutte le ore che abbiamo prima eventualmente del vento che da noi sale verso mezzogiorno. A parte oggi è una giornata che non sale nemmeno. Il semovente o rotolone come lo chiamiamo noi segue un concetto, un tubo flessibile di polietilene, un materiale plastico molto resistente, molto molto resistente, con un suo diametro e una bobina che avvolge, come quelle rocchette delle sarte, ok? Quindi prima lo si svolge nel terreno, stendendo il tubo, poi una volta attaccati tutti i tubi di... Sappiate che qui a noi ci arriva da sottoterra, arriva una tubazione che parte dai lagoni, abbiamo visto, e porta, addirittura si arriva fino a 5-6 km da un vicino, si potrebbe chiamare un merdodotto, e da lì noi peschiamo da una testa che esce dal terreno e con dei tubi flessibili arriviamo alla posizione del rotolone. Il rotolone con la forza di un motore, in questo caso quindi una forza idraulica, questo è un motore che aziona una pompa idraulica e l'idraulica aziona un motorino con un ingranaggino tutto ino, invece c'è un ingranaggione grosso, lo vedete quella corona intorno al pivot, quindi lui gira pianino ma poi gira ancora molto più piano, si può regolare naturalmente e vedete che lui in questo momento sta riavvolgendo la bobina. A volte i rotoloni lavorano con la forza idraulica, quindi l'acqua dell'irrigazione fa muovere una turbina, la turbina fa il rientro, perché il rientro deve essere molto piano. Però quando si distribuisce il digestato invece si va alla massima velocità. Vedete che si vede molto bene girare, invece quando si fa irrigazione quasi non si vede girare. Nel mentre che la bobina si riavvolge fa molta fatica, quindi deve essere ancorato, altrimenti partirebbe, è successo a volte che parte alla rovescia. E vedete che ci sono i piedi che sono incastrati nel terreno. Quindi lo sforzo che fa lui, che vorrebbe portare avanti il rotolone, invece si scarica per terra. Quindi lui sta fermo e permette al tubo di rientrare al carrello. È un tubo lungo, pesante, quindi farebbe molta fatica e potrebbe fare l'effetto opposto, la famosa coppia. Tutte le volte che azionate una forza si genera una coppia, cioè una controforza che bisogna in qualche modo sostenere. Ricordate gli elicotteri hanno quella piccola elica dietro, a che serve quella elica? Per correggere la coppia che deriva dalla forza del rotore. Il rotore gira da una parte, l'elicottero vorrebbe girare dall'altra. Invece quella elichina si avvita nell'aria
e genera quella forza, così esattamente come questi piedi, per tenere fermo l'elicottero. Quando l'elicottero invece ha due pale controrotanti, l'effetto di coppia si annulla. Un rotore gira a destra, uno in senso orario, uno in senso antiorario, e la coppia si annulla. Qui la coppia non si annulla, ma viene scaricata sul terreno. Ecco, durante l'avvolgimento, affinché l'avvolgimento non venga tutto incasinato e deve essere ordinato, c'è questa guida muove il tubo a sinistra e a destra, in questo senso, così, per come ci vuole, come è necessario. Quindi si muove pianissimo nel mentre che lui si avvolge, in modo che il tubo lo affianchi sempre bene. Quando arriva in fondo torna indietro, e poi torna indietro, e poi torna indietro, come nei telai, in modo che tutto avvenga per bene. Se questa si ferma, si rompesse qualcosa qui, dopo un po' vedete che tutto il tubo si avvolge male, ma il disastro non deve succedere, insomma. Allora bisogna andare lì, ritirare fuori, sperare di non aver fatto dei nodi, eccetera. È un rotolone vecchio ma molto funzionale. Quando arriva in fondo si alzano queste gambe e vedete che c'è una catena con una ralla. Allora lui si può girare sulla ralla così, e il gancio di traino, che è dalla parte del motore, viene davanti e si può attaccare al trattore. A quel punto noi si sposta la tubazione, abbiamo un altro rullo, si chiama rotolone matto, che si srotola, in modo che siamo sempre attaccati come se avessimo un'altra linea sottoterra con le colonnette. Qui invece è tutto più facile perché ci tiriamo dietro la linea. Ogni piazzatura sono circa 40 metri di larghezza, facciamo in modo che si accoppino bene e così abbiamo una distribuzione molto uniforme. Questa è la maniera in assoluto per fare la distribuzione più uniforme, che è quello che vogliamo. E questo è il sistema in assoluto più economico e tutto sommato anche migliore per il terreno. Ci sono però molti sistemi diversi. Il più classico che vedete in giro per tutta Italia sono le botti che possono lasciare o a spaglio, vedete, oppure con delle ancore che metta sottoterra, è meglio. E le botti però pestano molto il terreno, non è affatto l'ideale per la questione agronomica. Allora è stato inventato un sistema che si chiama ombelicale, quindi c'è un tubo flessibile tipo questo che fa una specie di S nel terreno mentre il trattore avanza avanti e indietro. Ogni volta che gira in fondo al campo la pompa si spenge, poi si riaccende. Allora abbiamo solo il trattore, un attrezzo con le ancore, una specie di ripper, e la pompa che tiene acceso e il tubo che scorre dietro il trattore. Questo ombelicale è un pochino il sistema del futuro, però anche questo necessita di grandi superfici, perché se ho un ettaro qui, un ettaro là, non si può fare. Noi fino a che si può andare avanti, si potrebbe migliorare questo sistema, forse lo faremo in futuro, con una calata, in modo di evitare un pochino di effetto di aerosol, ma che comunque in situazioni come quelle di oggi è zero, praticamente non c'è aerosol.